Domenica 10 marzo, a partire dalle 8:30, ci sarà la tappa di partenza della Tirreno Adriatico che poi avrà come arrivo Chieti, un'occasione per promuovere anche il territorio di Ortona, come ci sottolinea il sindaco d'Ottavio. È una tappa del Tirreno Adriatico, ovviamente, domenica mattina 10 marzo, tutti in piazza per assistere a questo evento sportivo di notevole spessore. È un'occasione unica per Ortona, è la prima volta che c'è una partenza di questo giro, di questa corsa ciclistica, ed è una grande opportunità per, ovviamente, che va nella direzione giusta di promozione del nostro territorio. Un'occasione, dicevo, speciale, e quindi vi aspettiamo tutti in piazza domenica mattina. Tra gli artefici di questa interessante iniziativa, l'assessore allo sport del Comune di Ortona, Valentino Di Carlo, che ci spiega un po' come si svolgerà questa tappa e quale sarà il programma che vedrà protagonista la città di Ortona domenica mattina. Sicuramente una manifestazione importante per la città di Ortona. Questa amministrazione comunale si caratterizza sostanzialmente proprio per impostare il proprio lavoro, anche nell'assessorato che io rappresento, in eventi che abbiano un richiamo assolutamente extracomunale, ma soprattutto extraprovinciale ed extraregionale, come quello della Tirrenia Adriatica, di cui Ortona sarà ospite di una partenza, di una tappa molto difficile che parte da Ortona, prenderà tre premi, Gran Premi della Montagna e arriverà fino a Chieti, una delle tappe più complesse di tutta la Tirrenia Adriatica, per cui per noi è momento di orgoglio ospitarla qui in città. La cifra spesa per questa manifestazione è una cifra modica che è stata poi lavorata in compartecipazione con Farnesevini, che è lo sponsor principe di questa manifestazione, e ci dà quel valore aggiunto in quanto saremo in diretta su Rai Sport per diversi giorni e soprattutto il giorno della tappa. Questo ci dà modo anche di ospitare sia tra atleti e collaboratori, ammiragli, persone dello staff e giornalisti, circa 800 persone che verranno qui in città e che dormiranno appunto negli alberghi di Ortona. Crediamo che queste iniziative, ad un costo così basso, possano dare la possibilità al Comune di Ortona di avere quel valore aggiunto di cui ha bisogno nel panorama sportivo e culturale delle manifestazioni di tutto il nostro territorio abruzzese. La giornata inizierà con un incontro presso la Sala Eden. Sì, alle 8:30 ci sarà un incontro con i giovani, con i bambini delle scuole primarie, in quanto proprio il ciclismo, che è uno degli sport più sofferti, più sacrificati, possano dare quell'input di pulizia sportiva, di bellezza sportiva, appunto di quegli ideali che devono essere trasmessi ai giovani, ai bambini delle scuole, proprio nel far capire il valore dello sport, l'impegno morale, il senso del sacrificio che, come dire, contraddistingue un po' tutta la vita degli atleti che fanno questo sport. Poi alle 9:30 ci si ritroverà in Piazza della Repubblica per tutto lo schema di partenza e dopodiché ci sarà entro le 10:00-10:30 la partenza della tappa con tutti gli atleti che faranno un giro panoramico dell'intera città.